Allora, salve, sono Paola Puliti e lavoro presso il Dipartimento di Prevenzione dell'area Vasta 5 con sede Ascoli Piceno e presso appunto il servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. L'argomento che vi propongo riguarda l'igiene degli alimenti in ambito domestico. Perché è importante parlare di questo tema? Perché gli alimenti possono essere contaminati da diversi agenti, tra questi ricordiamo quelli microbiologici come batteri, virus, tossine che noi non vediamo ad occhio nudo, o da sostanze chimiche come detersivi, disinfettanti che abbiamo a casa, o da agenti fisici come frammenti di vetro, metallo, legno, che se accidentalmente capita che possono andare a finire negli alimenti, possono poi dare un problema di salute una volta che li consumiamo. Questo problema di salute si realizza principalmente con una sintomatologia importante, soprattutto a carico dell'apparato gastrointestinale, sintomatologia accompagnata anche da febbre, a volte anche molto alta, e da altri sintomi. Perché è importante parlare di igiene degli alimenti? Perché queste malattie rappresentano un importante problema di salute pubblica, tanto che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, cioè l'EFSA, stima che circa il 40% dei focolai di malattie ha origine proprio a livello domestico. Perché è importante parlare di igiene degli alimenti? Perché queste malattie colpiscono in modo diverso soprattutto gruppi di popolazione, diciamo, maggiormente vulnerabili. Tra questi gruppi abbiamo i bambini molto piccoli, gli anziani, sia a casa oppure se ricoverati nelle strutture residenziali o protette, le donne in gravidanza e le donne in allattamento. Quindi la sicurezza degli alimenti è sicuramente una responsabilità condivisa. La qualità e l'igiene dei prodotti alimentari non riguardano infatti solo ed esclusivamente l'industria alimentare, ma dipendono dallo sforzo congiunto di tutti gli attori della complessa catena di produzione, lavorazione, trasporto e vendita al dettaglio degli alimenti e non di meno dagli stessi consumatori. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché dal momento dell'acquisto dei prodotti alimentari in poi la responsabilità della sicurezza dell'alimento che poi andremo ad ingerire, a consumare a casa, è sotto la nostra esclusiva responsabilità. Quindi io a questo punto vi saluto e lascio lo spazio alla collega con una domanda. Quali sono i comportamenti di una buona prassi igienica in ambito domestico? Sono Susanna Speca, assistente sanitaria del SIAN. È necessaria una premessa. Così come una sana alimentazione passa attraverso una scelta consapevole del cibo, ricordiamoci sempre che il modo in cui questo cibo viene conservato e cucinato è altrettanto importante. Alcune regole per la preparazione di alimenti salubri. Tenere la cucina perfettamente pulita. Perché? Perché gli alimenti purtroppo si contaminano con grande facilità. In particolare dobbiamo tenere pulite tutte le superfici con le quali gli alimenti possono venire a contatto. Ogni residuo di cibo può divenire un potenziale serbatoio di germi. È necessario, durante la fase di pulizia, utilizzare acqua molto calda e pulire bene bene non solo i piani di lavoro, le stoviglie, ma anche la spugnetta che va cambiata spesso. Lavarsi ripetutamente e bene le mani. Le mani sono il ponte di collegamento con il quale mandiamo i batteri, i microbi direttamente sui cibi. Occorre lavarle prima di cominciare a preparare i cibi e anche dopo ogni eventuale interruzione. Dopo aver preparato i cibi crudi, come il pesce, la carne, il pollame, si devono lavare di nuovo le mani prima di maneggiare altri alimenti. Qualora si abbiano delle lesioni sulle mani, occorre ricoprirle con cerotti o proteggerle prima di toccare i cibi.
Quindi il metodo più efficace per ridurre al minimo i germi è quello di utilizzare acqua calda e sapone, strofinare il più possibile le mani e una volta risciacquate utilizzare per asciugarle asciugamani puliti o monouso. La cottura degli alimenti è molto importante. Una buona cottura distrugge i germi pericolosi, ma a condizione che tutte le parti dell'alimento siano portate ad una temperatura superiore di almeno 75 gradi. L'ideale sarebbe consumare questi alimenti cotti subito dopo la cottura, ma a volte per carenza di tempo si fanno le preparazioni anticipate e questo non è possibile. Quindi è importante in questo caso riscaldare bene gli alimenti già cotti prima di consumarli. Che cosa significa bene riscaldare bene? Significa far raggiungere a tutte le parti dell'alimento almeno la temperatura di 75 gradi. Questo lo possiamo verificare anche utilizzando un termometro da cucina. Questa è una buona prassi. Evitare inoltre qualsiasi contatto tra alimenti crudi e cotti. Noi sappiamo che un alimento cotto può ritornare a contaminarsi anche dopo un semplice contatto con un alimento crudo. Questa si chiama contaminazione crociata e purtroppo può avvenire ad esempio utilizzando gli stessi strumenti o coltelli da cucina, ad esempio per pollo crudo e poi per sezionare un pollo cotto, senza averli prima accuratamente puliti e lavati. Una delle fasi più delicate in cucina è la fase dello scongelamento degli alimenti. Perché? Perché gli eccessivi sbalzi di temperatura, oltre ad alterare il sapore dei cibi, causano una moltiplicazione rapida e incontrollata dei microbi e proprio per questo è opportuno scongelare i cibi in frigorifero. Evitiamo di farlo a temperatura ambiente. La conservazione dei cibi degli alimenti in frigo. Il frigorifero domestico è adatto per la conservazione dei cibi deperibili, in genere per un breve periodo. Il punto più freddo è la mensola più bassa, quindi sopra il cassetto per le verdure. Questo è il posto più adatto per conservare la carne e il pesce. Abbiamo parlato di frigorifero. L'opuscolo del Ministero della Salute, che il Ministero della Salute ha redatto, denominato il Decalogo Sicurezza nel frigorifero, ci dà tante indicazioni utili. Spero di avervi dato indicazioni utili e ci lasciamo con un messaggio. La sicurezza degli alimenti dipende anche da noi. Buona giornata.